Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video e iscrivetevi al canale se nuovi. Lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata molto interessante. Allora, ieri giustamente avete visto che è iniziato un nuovo evento. Ho già preso tutte le persone che dovevo prendere. Si sono già attivate, manco ad attivarmi soltanto io. Mi attiverò uno per uno di loro, perché se vado a prendere il per 1000 almeno ne uso uno a video e gli altri non rischiamo di sprecarli. Allora, intanto andiamo a vedere le cose simpatiche che abbiamo a disposizione da vedere. Roba che abbiamo trovato ieri, bustine. È finito un set a spasso sul tabellone. Questa era la roba che ho fatto con i per 1000, perché sono passato sul per 1000 sulla società. Anzi, questa qua nella società, la società ma è la tassa, ok, quella in basso a destra. E con quella, col per 1000, mi ha dato tutta sta roba. Quindi mi sono dovuto fare per 1000 a palla dei 10 minuti, 15 minuti. Quindi qualcosa abbiamo fatto. Ieri notte mi ci sono un po' messo. Infatti ho trovato tutte queste carte che mi avete mandato voi. Vi ringrazio ragazzi, Leonardo che mi ha mandato tre carte nuove, Simone e di nuovo Leonardo. Quindi ringrazio tantissimo perché mi avete comunque dato una mano per completare la collezione nuova, che non ci dispiace per niente. Altri premi presi ieri sera. Ieri era un continuo per 1000, raga, non so le madonne che mi erano volate all'inizio perché qualcosa andava storto. Il cilindro completato grazie alle carte che mi avete mandato voi. Poi questa è la lista dell'evento che c'è attualmente. Per poter fare punti basta passare sopra alle società e sopra sì, tutte le tipologie di società, quindi quella idrica, quella elettrica e le tasse, ok? Passandoci sopra con il per 100 dovrebbe darvi 300, con quello in basso però. Quindi vi conviene mettervi dalla parte in basso a destra del tabellone e cercare di prendere quella prima del go e quella dopo. È la parte migliore secondo me. E ha comunque diversi premi. Io attualmente non mi ricordo a quale passo. Passa a quello da 1800 dadi. Dov'è? Dov'è quello da 1800 dadi? Ecco, passo alla 35, ragazzi. E se ne va pure la voce. Beh, perché mi sono svegliato tardissimo oggi, ve lo dico. Non so cosa esce in tempo sto video. 35, quindi 1300 punti per 1800 dadi. E poi dopo si va avanti. 4000 punti per 6500 dadi è veramente ottimo. E non è neanche difficilissimo da fare. Meglio dell'evento passato. Poi andiamo avanti, perché visto che mi sono svegliato tardi, ho anche la lista degli eventi di oggi. C'è il giro alla ruota alle 11 che è già passato, parcheggio gratuito che a voi sarà già passato. Avete alle 16 un grande scommettitore, quindi un per 1000 alle 4, ragazzi, dalle 4 alle 18:59. Perché dicono questa fascia oraria? Perché hanno messo ormai che i bonus, se tu non li prendi nell'ora specifica, hai un tot di tempo per poterli prendere. Quindi vuol dire che tra le 16 e le 18:59, se entrate avete 5 minuti di grande scommettitore. Poi alle 8 corsa alla tappa e dalle 23 all'1:59 di sera il giro alla ruota. Poi abbiamo anche un paio di bonus del 10. Abbiamo alle 2 di notte, che poi sarebbe 2 di mattina del 10, parcheggio gratuito, e alle 5 soldi a profusione. Ringraziamo sempre, come sempre, il Telegram Monopoly Go Italia, che praticamente ormai è anche Monopoly Go Hub, che ha davvero tantissime sezioni, sia per le persone normali, sia per le persone shoppore, sia per le persone fuffatrici. Quindi se volete andare lì trovate tutte le informazioni del caso, ok? Perché quando si gioca un gioco bisogna essere informati su tutto, anche se non si fa. Ricordatevelo, è importante. Allora direi di andare direttamente in gioco e andare a sprecare un bel po' di dati che abbiamo recuperato, perché siamo a 70.291, grazie a tutta la roba di ieri. Addirittura ieri, che non ho fatto lo screen, sono passato sopra a una zona, quella in basso dei imprevisti, col per 1000 e mi ha dato il 3, quindi 3000 dadi, che non era male. Quindi diciamo che siamo rimasti in media alta e ci è piaciuta questa cosa, e 7500 fiorellini. Allora intanto ritiro la roba di Marred, perché Marred ma tirato la botta di 800 fiori, quindi penso che Marred, ho paura che abbia finito, dopo andiamo a controllare. Poi andiamoci a prendere la nostra solita cassa community felicissima. Ragazzi, voglio chiedervi una cosa, ho visto il Monopoly tentenna, probabilmente è soltanto il rientro a scuola, però mi dite qualche altro gioco da poter provare a portare, devo cominciare a riattivarmi. E ieri con un paio di chiacchiere con altri ragazzi, effettivamente mi è venuto il pallino che mi sono forse un po' troppo
appassionato, anche se non ho abbastanza tempo, devo cominciare a riattivarmi, almeno con i proviamolo, e ad andare avanti. Non ritornerò sui miei passi, quindi per adesso non ritorneranno serie vecchie. Quindi aspettiamo il gioco nuovo della Supercell, sperando che faccia una cosa un po' più veloce. Perché Brawl Stars non voglio ritornare indietro. Oh, per 50. Per 50. Ma che è stamattina? Dai, dimmi che oggi è giornata fortunata. Vabbè, parte doppioni e doppioncini. Ah, ecco, oggi, visto che ho iniziato tardi la registrazione, probabilmente, appunto, gli scambi li facciamo alla fine, alla vecchia maniera. Per ovvie motivazioni, perché non ho avuto proprio il tempo. Mi sono svegliato, mi sono messo le sveglie e tutto il resto. Sono andato a dormire troppo tardi e non l'ho sentite. Mi sono svegliato che era mezzogiorno e devo uscire alle 2:30 questo video. La pazzia, lo so, ma Morduk è bravo a fare le pazzie. Gratuito. Stiamo andando molto a dritto e c'è una parlantina oggi che è magica. Non è vero, perché c'ho un po' di mal di gola. Sto proprio con la caramella. Però, vedi che succede a svegliarsi tardi, eh? Allora, come vedete sto nella posizione della tassa. Questa è la posizione ottima, perché se andiamo qui possiamo prendere tassa se andiamo corti, azione se andiamo lunghi, imprevisto se andiamo lunghi. Ok? Allora, la problematica, abbiamo detto, andiamo su Marred, adesso dovrebbe attivarsi un bel permillone. Guarda tu, poi con Marred quando si impegna a bestia è pazzia. Ok, che se non erro poi so 40.000 a testa da fa. Ok, chissà se questa volta darò una mano a Marred. È così. Poi non so il per 1000 da quant'è, spero non da 5 minuti. Se è da 10 è buono. Che faccio una bella puntata con un po' di rischio e con un po' di drop. Ok. Doppia scatoletta dal grande Mauped. Olè, 250 dadi da quella piccola e dovrebbe darci il per 1000 da questa. Vediamo un po'. No, non dà il per 1000, allora quello che stava scritto l'altro giorno nelle informazioni era falso, oppure sta qua. No, non sta manco qua, raga. Quindi ci hanno trollato. Non c'è il permillone. Ah, ma allora posso andarci liscio. Aspettate, no? Ok, buona a sapersi. Qua non hanno più giocato. Giacomo si è fermato a 10.000. Allora, Giacomo so che lui gioca a 40.000. Quindi sarebbe il caso di andare prima con quelli che hanno tirato più in alto e cercare di andare a paro con loro. Allora, visto che non abbiamo il permille, posso andare sciallo e non mi preoccupo troppo della cosa, io direi di cominciare immediatamente con i tiri dei compagni. Con un bel per 10. Anche se il per 10 è molto a consumo. Forse dovrei andare con un per 5, però il per 10 mi tenta tanto. Anche perché, non esistendo più i metodi fuffaroli, bisogna andarci un po' più lisci. Allora, facciamo così. Bel per 5. Che tiriamo 100 a botta? Perché per 10 quanto tiriamo? 200? No, facciamo per 10. Per 10, vai. Ok. Oh, dai che qua. Riccardo, lo posso dire? Sei un fortunello a bestia. Ricca, vamos a capire, eh. Tiro gratuito 2000. E vabbè, mi sta di fortuna però, eh. Ci piace tanto. Questa cosa ci piace tanto. Altro tiro gratuito? No, che peccato che ci è mancato. Dai, che ci siamo. Siamo a bestia, cerchiamo di arrivare. Altro giro gratuito. Va bene. Questa mattina mi dice positivo, sembra. Mi piace. Ho capito, però faccio 2000 e poi 600 ogni botta. No, questa è una cosa brutta. Ok. Allora, un bel 1000. Andiamo a dritto. Perfetto, 16.000. Dai, andiamo a prendere la seconda cassettina pure con lui. Ah, 600, ma questo 100 è una maledizione. Solo per un 10.000 tutto sto casino mi stai a fare, gioco. Oh, un altro giro gratuito. Niente male. Ma cerco, ripeto, di arrivare a paro sempre con gli altri ragazzi. Così almeno quando arriva a 40.000 ci arriviamo anche noi. Ok, un bel partner, quindi gli arrivano 200 a lui se non erro. Regalo partner, eccolo. Vai ricca. La strada è giusta. Altri 10.000. Ok, perfetto, allora con lui mi fermo perché così stiamo circa a pari. Siamo a 23.600, poco sotto. Potrei fare un altro tirino per stare un po' equilibrati. Intanto ci siamo presi l'altra cassettina. Niente mele. Vai così. Tanta roba. Ok. E ultimo giro. A parte stavo a 30.000, potevo pure fermarmi. Perfetto, 30. No, arriviamo a 40.000, dai. Così siamo sicuri che almeno con Riccardo l'abbiamo fatto. Che almeno siamo a paro.
Benissimo, gli arriva roba. Perfetto, siamo a 6.000, quindi diciamo che già da un punto di vista siamo messi molto bene. Ok, 37.000, dai dai, un altro pezzettino e l'abbiamo fatto. Siamo portati a casa anche Riccardo. Tiro gratuito. Sei pure fortunato, Riccardo, perché mi sa che così faccio pure più di 40.000. Io manderei intanto una bella emoji con il pacchetto regalo e poi giro. Vai, 41.000. Quasi 42.000. A posto. E uno è fatto. Poi proseguiamo. Il cagnolino giocattolo con Giago. Vediamo un po' dove ci porta il cuore. Già ci sta a portare male, 800. Vai così. Oh, un altro 10k. Ma che è oggi? Wow. Ehi, il jack. Io vado dei 40.000 a secco, mi sa. Pure con te. Ok, scatolina piccola, dadi. Sono sempre dadi, quindi oggi ci fa sempre gola questa cosa. Andiamo un po' sto giro, 2.000. Dai così. Mi piace tanto. Ok, un bel 3.000. Benissimo. 15.000 punti ce l'abbiamo sul groppone. Bene. Così state vedendo pure i tizi, le persone con cui sto giocando. Ho scelto il Jack 08 perché mi ha detto i dati, mi ha dato la sicurezza e sapevo già come giocava, perché diverso tempo fa già ne ha fatto uno. E Riccardo, che era con l'immagine scura, mi ha detto che praticamente non aveva immagine in pratica e che comunque anche lui era un giocatore molto attivo. E poi Marred e Giacomo, perché ormai sono spalle in questi giochi, perché sono sicuro delle loro capacità alla grande. 10k di nuovo! Ma come? Ma l'hanno fatti più semplici stavolta? Posso dire che mi sembra un pochino più semplici? Da fare? È una mia impressione? Sono io impressionato perché mi sono svegliato tardi? Ditemi voi. Ok. Cassettina, 400 dadi, bustinina, vai che bustinine. Gnam, tanti bei doppions. Per adesso sono molto piccoli, ma sono sempre utili. Ok, 38.000, altro giro, arriviamo a 40.000. E poi andiamo dal buon Giago. E penso che con Giago la maggior parte dei fiori se ne vanno. Ok, 40.000, quindi anche tu sei pronto. Devi solo impegnarti. Allora, da Mared poi ci andiamo. Almeno che il premio dei cosi... No, non c'era scritto che era l'ultimo. Voglio vedere un attimo una cosa. Voglio capire dove sta l'evento, eccolo. 5.000 dadi, bustina, cosa? E non c'è sta sto per 1.000, quindi hanno detto delle fesserie l'altra volta. Niente. L'abbiamo cioccati. Allora, aggiornamenti per i costi? Niente, il costo è rimasto tutto uguale. Peccato, noi dobbiamo proseguire. Andiamo da Giaco. Giaco! Giaco, ho visto 10k lì. Non dovevi arrivare come sempre a 40k? Sto scherzando comunque. O forse perché ho detto che aspettavo per vedere come andava la situazione. Ok, vai così. 40.000, tanto ci arriviamo pure qui. Con grande tranquillità. Vai. Niente male. Ah, peccato, il tiro gratuito era lì, a due passi da noi. Perfetto. Un altro 600. Giaco, sei sfortunello, eh. Anzi, sono io sfortunello su Giaco. Vai così, gira, gira, gira. Dacci un bel 10.000 pure qua, dai. Uno. Non chiediamo tanto. Tanto un po' di punti, mo li rifacciamo giocando. Un bel tiro gratuito, va benissimo. Cassettina? Cassettina, è un pelo alla cassettina. Ok, altro giro gratuito, doppio gratuito. Ok, un po' di fortuna ce la sta di, eh. Niente mele. Vai, giriamo, giriamo. Ok, level up, livello più. 250 dadi. Sempre molto comodi. Ringraziamo, altro tiro gratuito per noi. Vabbè. I tiri gratuiti tendono sempre ad andare bassi. Dopo, chissà perché. Allora, siamo a 12.000. Secondo me non ci arrivo neanche a 40.000 su Giago. Volevo, ma il gioco mi sta dicendo non ci provare. Vai così. 3.000. Beh, poi dobbiamo pure arrivarci. Però 1.400, stiamo proprio a corto, eh. Proprio a corto, dai.
Dammelo un bel 10.000, così almeno facciamo contento pure Giago. Niente. Tutti 600. Ok, eccolo, è arrivato. Preso un 10k, GG. Siamo a 30.000. Bene. Ha un pelo dalla cassettina. Dai, tira, c'è un'altra roba buona. 2.000, no, è 2.000 partner, era comodo. Mi sa che a 40.000 non ci arrivo per niente. No. 400 fiorellini rimasti. Tosta. Comunque devo dire che l'evento ci sta adesso e mi piace tantissimo perché dura solo 2 giorni. Sì, 2 giorni e qualcosina. Niente male, finalmente. Quanto siamo contenti. Un evento quasi normale. Ok, 34.000. Giacomo, te devi accontentare. È così. Allora, direi che possiamo iniziare la nostra stupenda giocata. Intanto andiamo da Andrina. Grazie Andrina per i 10 dadi. E proseguiamo con la nostra giocata. Da questa posizione un bel percento ci sta bene perché va sia su stazione che su in tasse. Però non c'è andato perché è una brutta persona. Siamo a 72.000, 3.70, quindi non è male. Allora, pensiamo anche alle stazioni, quindi giochiamola anche per fare più punti possibili. Ok, imprevisto stazione, va bene. Anche se siamo quindicesimi, quindi non è che punto tanto alla posizione, perché l'altro giorno ugualmente il per 1000, io su stazione il per 1000 non lo sciocco mai. Cioè, nel senso, lo prendo ma non riesco mai a fare rapine. Infatti ho fatto 2 distruzioni, mi sembra, col per 1000, non mi è bastato. E ugualmente, infatti, come vedete, siamo lì quindicesimi, perché i primi stanno a 40.000, io sto a 10.000. Cioè, delle volte a me i tornei mi vanno proprio, come per dire, ma che li fai a fa? Allora, provo un per cento da qua, vediamo un po'. Va bene, un armor, quindi non sono così deluso. La posizione è un po' scomoda per prendere tasse, infatti non ci passo, come vedete. Peccato, peccato, peccato. Cerchiamo la posizione corretta. Vai così. Ok, un bel armor. Posizione troppo lunga col 5-5, però... Allora, adesso ci vorrebbe un bel tiretto corto corto, così ci mettiamo in posizione. Allora, questo è bello per stazione. Nel senso, da quella posizione, stazione, la possiamo prendere un grande amore. Di nuovo in posizione sbagliata, perché è quasi improponibile passare su tasse da così vicino. Diciamo che sotto i 5 è improponibile giocare, ricordatevi sempre questo. Buono per stazione, se sbagliamo andiamo su armor. Ovviamente facciamo 3, quindi sbagliamo ugualmente, andiamo più sotto. E niente. Allora, posizione inutile, anche se società la potevo prendere, Bella, questa è buona per le tasse. Se sbagliamo andiamo sul centro, se no andiamo sulle tasse. Abbiamo sbagliato, abbiamo lisciato tutto, anche le tasse. Cioè, guardate che bella sta zona. Ci avevamo armor, stazione, imprevisto, tasse e fiore. Dove siamo passati? Sull'unico dove non c'è niente. Ma. Ok, stazione di nuovo, ci piace. 14esimi, siamo saliti di 1. Perfetto. Facci sognare, gioco. Intanto ho attaccato amici, ma... Vediamo un po' se attacca ancora sano, perché ieri ho attaccato parecchio, quindi potrebbe essere che è tutto distrutto e siamo nei guai. Vediamo un po'. No, è stato ripristinato, va bene. È stato pure già attaccato, quindi ipoteticamente siamo messi bene. Ti piace? Allora, 400 punti. Andiamo verso il prossimo premio. Intanto sento il gatto che sta a giocare con cose. Mi distraggo un attimo, il mio gatto gioca con la casa. Non con gli oggetti, con la casa. Va bene, imprevisto. Non è una buona posizione. Sarebbe una buona posizione per società, ma tanto non ci passo. Conoscendo la mia ottima fortuna. Dai, ora doppietto sprecato? No. Solo dollari andati. Ok, un bel percentone da qua. Non ce lo famo scappare. Benissimo, ma non troppo. Provo da qui per vedere se passiamo per sbaglio su società, ma manco se ci pagano. Niente. Va bene, diciamo che questi dadi che ho rifatto con l'evento, questi piccoli di dadi, mi stanno facendo fare la giocata pulita. E questa è una cosa importante, perché in pratica diventa una giocata con guadagno. E grazie al guadagno di questa giocata andiamo a paro. Quindi ritorniamo sopra i 70.000 o 69.000 se proprio andiamo oltre di poco. Ok. Vediamo un po'. Intanto sopra abbiamo anche rincorsa alla ricchezza con quasi 1.300, quindi ci sono molto vicino.
Quindi ci prendiamo i 1800 dadi e la giocata si allunga anche di un po', magari. Ora vediamo. Dipende pure voi quanto tempo ci avete da dedicarmi. Mazza che tiri brutti, posso dirlo? Ma che? Raga, ho fatto due volte, forse tre, doppio 5. Ma cosa state dicendo? Che spreco di dadi. Allora, posizione buona per società. Vediamo un po' se mi gira bene o mi gira male. Mi gira molto male. Oh, me lo sta a fa apposta però, eh. Mi sta a fare tutti i tiri lunghissimi nei punti dove non mi dà nulla. Ma secondo me hanno fatto qualche modifica a sto gioco e non ce ne siamo accorti, eh. Posso dirlo? Perché mi sembra troppo palese non l'errore, ma il cambio. Cioè, mi dà quella brutta sensazione. Guarda, doppio 5. Ma cosa? Allora, provo il centone. Tanto su società non ce va, però può andare su stazione. Ragazza, guarda come liscia le cose. Cioè, no, è anomalo, è anomalo. È totalmente anomalo. Non mi puoi dire che è la probabilità quella. Non me lo puoi dire. Non me lo puoi dire. No, raga. Mi sta più a male. Queste non sono probabilità. Cioè, la gente mica è fessa, eh. Come non lo sono io. Mi preoccupa. Speriamo che non sia come penso io, che è soltanto una mia fissa perché sono sfortunato. Perché se no è brutta. Cioè, abbiamo sprecato un sacco di dadi di quelli guadagnati adesso. E non siamo passati su una società. Non è una buona cosa. Ok, un bell'attacchino. Ci piace. Vediamo un po' dove andiamo a mirare. Niente male. Regalino, che c'è dai? Che c'è dai? Dollari. Quanto odio sta cosa di dollari, ovviamente. Mi piglia un odio. Allora, provo da qua, ma il tiro viene corto. Immaginavo un bel per uno. Imprevisto stazione. Beh, questa è un po' sprecata, eh. Però mi fa fare prima il giro per tornare in posizione. Per tornare nella posizione delle società. Ok, ciao Emanuele. Salutiamo, non so se sei dei nostri. Penso di sì, comunque dall'immagine sembra di averti visto. Ok. Proseguiamo. Posizione buona per Station, però non sono sicuro che ci passerò sopra, conoscendo la mia grande sfortuna. Infatti, de 1. E niente, qua mi sa che andiamo sotto i 70.000. Vabbè, ce può sta, ce può sta. È già tanto esserci ritornati a 70.000 quasi. Allora, 6 e 5, pensavo che siamo andati oltre di brutto, perché siamo andati sul go. Guarda che sfortuna. Passa su quella società? Niente. Guarda, sempre di uno poi. No, vabbè, è troppo palese. Questa cosa mi dà un urto perché è troppo palese. Allora, per 100 da qua. E, dai, imprevisto. No, non è possibile. Di nuovo in mezzo. Raga, ma so io oppure a voi sta a fa così? Perché mi stanno a far via i dubbi, eh. Oh, un imprevisto triste perché ovviamente potevano essere dollari. 4 e 4 armo. No, società, alleluia. Potrei dire anche alleluia. Ok. Almeno prendere quei 1800 dadi sarebbe chiarino. Così ritorniamo sui 70.000. Allora, facciamo tutto il giro e ritorniamo in posizione sperando di starci. Perfetto, Prison. Ok, mo ci fa il raddoppione e rosichiamo. Non è vero. Oh, neanche un raddoppio però, eh. Queste prigioni abbiamo fatto fino a mo. Adesso c'hai quattro cose. Se vai sempre su quella quota mi arrabbio. No, sei andato su quella prima. È ancora peggio. Ok, e voilà. Allora, proviamo da qua perché ci abbiamo laggiù 5, 6, 7. No, armor lisciato. Mi tocca rifare tutto il giro. Ok. Vabbè, finché so dollari, sprecarli non ci dà problemi. Anzi, siamo contenti. Devo messa punta più su società. Ok, 6 e 4. Forse posizione un po' troppo in qua. Secondo me è un tiro per 100 da non fare questo. Io lo faccio, ma voi non fatelo. Quando è così. Imprevisto. No, lisciato. Miracolosamente lisciato. Proprio là. Ok, una station presa. Vai così. Altra distruzione. Così saliamo un po' nel torneo e prendiamo qualche altro premio. Magari prendiamo qualche altro fiorellino per completare l'evento. Ok. Perché ripeto, ormai puntare alle prime posizioni del torneo a me non serve a niente. Le bustine sono belle, ma non ci guadagni. Quindi, una volta arrivati al cap dei premi che si possono prendere dal torneo, uno si ferma. Ok,
uno si ferma. Per colpa dei dollari che non servono a nulla a noi. Cioè, se noi avessimo la possibilità di usufruire in modo concreto di questi dollari, magari sarebbe un'altra giocata. Ok, che poi mi avete confermato nei commenti, l'ho letto, che la situazione è questa un po' per tutti, quindi... Ok, lisciata la tassa di poco, e vabbè, però non mi puoi fare 4 da qui. Cattiveria, gioco. Gioco! Un 6 preciso su stazione sprecato, e guarda un po'. No, distruzione. Io già mi aspettavo che mi tiravano la cosa, si chiama. Allora, visto che qualcuno mi ha attaccato, tipo, io faccio una bella vendetta e attacco su qualcuno, tipo, su Scioffe, non so manco chi è, Scioffe. No, no, non ci credo. Su Caterin. Andiamo su Ma ragazzi, ma tutti vuoti. Nitsan. E pure un Giovanni là. Guarda che bravi. Avete imparato tutti a giocare, a parte Giovanni. Avete imparato tutti a giocare, a parte Giovanni. Ok. Proseguiamo. Andiamo avanti. 6 e 6 mi pare un po' eccessivo, se devo dirla tutta. No, non mi interessa la stazione adesso. 516, tanto non ci vado. Provo 1% da qua, però è una posizione un po' sbagliata. Ci sono passato, benissimo. Ritorniamo a 70.000 circa. 70.000, 71.000 e qualcosa. No, 70.009, ok. Posizione molto buona sia per tasse sia per stazione, se uno ci vuole passare. Però io le evito come la peste, perché non sia mai. Ok. Guarda che tiri brutti. Guarda che tiri brutti. E mo' m'arrabbio, Mo' m'arrabbio. Guarda la società, l'ho presa mo' che ho messo il peruno. Mo' m'arrabbio. E se m'arrabbio io so guai. Armor. 6, 7, 8 armor. No, probabilità, tristezza totale. Ok, posizioni che non ci interessano. Riandiamo a fare il giro così corriamo intorno alla rincorsa alla ricchezza. Comunque adesso ci abbiamo 600. Dopo li andiamo a tirare su Giaco. Ah, che spreco. Che spreco, una station sprecata così. Peccato, peccato, peccato. Erano punti facili. Allora, ci metti in posizione per favore, gioco. Ni, diciamo che è una posizione però è troppo corta. Cioè uno prima sarebbe stato meglio. Fischiamo. 6 e 3, sa probabilità. No, armor, va bene. Da qua tasse è impossibile. Ma io non ci credo comunque. Faccio dei tiri cortissimi delle volte che sono pazzeschi. La parola di Luiz. Ciao Luiz. Luiz. Luiz chi? Ok, sì, sono un po' triste con le battute, lo so. Mi sono svegliato da poco, quindi il mio livello cerebrale è un po' sotto i piedi. Il mio IQ scende. IQ. Che poi sarebbe qui in italiano. Ok. Andiamo a dritto. No, no, ho toccato su Giaco. Ho capito che ho detto che voglio girare su Giaco, però non in quel senso e velocemente. Dati per attimo di tempo per impostare le cose, no. Ok, un bel per cento. Vediamo un po' dove c'è porta. Portaci su stazione. No, doppio 6 è troppo. Porca miseria. Ma che è doppio 6? Vai così. Vai così. Mi piace. Giretto, giretto. Niente società. Posizione buona per stazione, per imprevisto e per armor. E non per società. Però noi siamo grevi e andiamo su go. Posso dire che è impossibile una cosa del genere? Per le probabilità? Contiamo le probabilità? Ecco qua. Stazione sprecata. Chiara pure una rapina. Mordughino. Lo so che non stai contando più le stazioni, però... Che volevi andare un po' avanti nell'evento. Però io le conterei. Forse è il caso. Forse è il caso di ricominciare a contarle. Dai, però no. 5 no. 5 no. Aia. Ho toccato qualcosa. Francesco. Ciao France. Non so se sei dei nostri. Ti saluto se sei dei nostri. Un po' di raucetina si fa sentire. Oppela. Allora, mettiamoci in posizione. Prepara la società. Puntiamo su stazione. E andiamo su imprevisti. No, andiamo di nuovo a quello dopo. Io sto a sclerare, raga. Non è possibile, dai. Dai. Cioè, non ha senso quello che sta succedendo oggi. Non ha senso.
Ma dici perché è Mordug sclera? Perché escono i 5 quando non devono uscire e i tiri giusti quando devono uscire non vengono. Ciao Long, non so chi sia. Ti saluto. Secondo me dovrebbero mettere soltanto agli amici gli attacchi, perché così sarebbe pure più attiva come cosa, perché risponderebbero di più anche a contrattaccare, insomma. Lo so che è pericoloso per me perché non mi fa fare cose, però... Allora, me la rischio anche se è la posizione più sbagliata della storia, però qua abbiamo capito che i tiri sbagliati vengono bene. Ormai ci hanno ribaltato il gioco. Vammela spiegare adesso. 5 e 4, imprevisti o quello dopo? No, imprevisti. Dollari. Tiro un altro per cento da qua. Magari andiamo da nessuna parte. A casa a piedi. Siamo a 69.000, stiamo a riscende. Eh sì, comunque siamo già a 30 minuti. Forse ho perso diverso tempo al centro. Quindi ci siamo, raga. Penso che ci fermiamo qua. Quindi abbiamo fatto un gain con guadagno. E ce la possiamo anche... tenere qua. Allora, armor, provo il percento da qua sperando in un tiro corto. Non così però, grazie. Ok, facciamo un altro giretto, ovviamente per sicurezza, per riuscire a passare su quel rincorsa alla ricchezza. Niente mele. 3, 6. Oh, io me la rischio. Al massimo vado a finire l'armor dopo. No, vabbè, 6 e 6, no, dai però. Cos'è 6 e 6? Percento da qua, adesso se non tiri qualcosa di strano è niente. Rosico, posso dirlo? Mo dirlo tutti i per cento, vai. Ya! Armor. Ovviamente. 6-1-7, guarda caso, affitto. Non mi piace questa situation, vai. Un altro start, 6-6 di nuovo. Società? No! Neanche a contare, ormai sono più capace. Allora, mi sono rimasti 200, faccio un paio di tiri e poi mi fermo a 69.000, dai, così almeno siamo puliti. Ok, io vorrei riandare in posizione prima di tutto, no, stazione così, odio. Odio, posso odiare, sì. La cosa bella dei giochi è quando ti arrabbi con il gioco. E ti mette in difficoltà. Cioè, mette in difficoltà, può essere una cosa molto positiva. Vuol dire che non ci si annoia. Ecco, magari la stazione così a sbuffo diretta ce la potremmo pure risparmiare. Ciao Jerry, non so se sei dei nostri, sei un random dal mondo. Va bene così, eh? Bel per cento da qua e mi rischio l'ultima società e ci damo. E andiamo un attimo da gioco a sistemargli un attimo il tabelluns. Niente, tristezza. Ultimo tiro a casaccio! Proprio un tiro a casaccio perché ha lisciato società. Perfetto, andiamo a vedere qua, c'è una cronologia amici, ha rubato, grazie di avermi rubato, molto gentile. Allora, abbiamo dei tiri da fare su di lui, abbiamo almeno 3 tiri, se vengono a 400 mi servono tutti e 3. Dai, un bel 10k, dai, no, vabbè, 1000 no, non ci arrivo manco con questi, raga. Niente, già col gioco ha detto non ti vogliamo. Guarda, ah, che schifo, che sfortuna, raga, vabbè. 36.600, non sono arrivato neanche alla cassettina. Guarda, un pelo, un pelo, un peletto. Allora, andiamo a vedere immediatamente l'album, se no perdiamo tempo. Per avere le carte regalo da me, semplicemente dovete mettere qua sotto nei commenti un commento con scritto il vostro nome in gioco, la vostra immagine di profilo dettagliata, una lista di carte che vi servono anche se non ce l'ho. E mi raccomando, importante, dovete essere miei amici e iscritti al canale, perché cambio e regalo soltanto ai nostri iscritti, perché ovviamente do precedenza alla nostra community. Allora, intanto vi ricordo, importante, esiste un bug di Monopoly Go che ogni tanto toglie l'amicizia, nel senso che non è visibile, non che la toglie. Quindi ogni tanto, una volta a settimana, oppure quando io ve lo dico nel commento che vi rispondo, levate dall'amicizia e mi riaggiungete dal link che trovate in descrizione. Vi ricordo di passare sempre a trovare i ragazzi di Monopoly Go Italia, che sarebbe poi Monopoly Go News, che trovate qua sotto in descrizione il link al Telegram. E se volete abbiamo anche il gruppo Facebook dove potete fare scambi e regali. Ovviamente cercate di essere più onesti possibile perché non ci posso stare troppo appresso. Va bene, vado a vedere a chi regalare qualche carta, se ce n'ho da regalare.
Allora, visto che sotto l'ultimo video ci sono pochi commenti e la maggior parte dei commenti erano quelli per partecipare all'evento collaborativo, manderò le carte ai ragazzi che l'ho mandate ieri perché hanno fatto una bella lista lunga. Quindi mando ad Armadillo un'altra carta, come ieri insomma, gli diamo candidati o candidati probabilmente. E anche a Saitama, come ieri, gli mandiamo un'altra carta. Infatti mi ha ringraziato per la carta di ieri. Quindi sono già 2 giorni a essere Fortunelli, perché non ci sono altre persone a chiederlo. Probabilmente tutti impegnati con la scuola e il rientro. E vai con Saitama che gli mandiamo la carta Masticatore Nato. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringrazio anche per il messaggio di tutti gli altri ragazzi che volevano partecipare. Rabbi, non avevo la carta che mi hai chiesto se non te la mandavo. E niente ragazzi, questa era la puntata di oggi. Spero vi sia piaciuta. Cerchiamo di arrivare a questi 100 like, perché sono sicuro che ci potete arrivare, vi conosco. E niente, arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto i commenti per ricevere un cuoricino. E mi raccomando, il mi piace è sempre gratuito.